Buonasera, buonasera carissimi amici, fratelli e sorelle. Vorremmo innanzitutto chiedervi venia di questo attimo di ritardo a chi ci segue con passione, come sono molte delle nostre ascolti, le persone che ci hanno da sempre accompagnati, ma veniamo da una riunione molto lunga, molto bella però positiva, di programmazione dell'anno pastorale dentro la forania di Campobasso. Ed è stata una serie di cose, però siamo qui, sono qui con voi, amici carissimi, e vorrei aiutarvi quest'oggi, questa puntata di ottobre, del 17 di ottobre, a dare alcuni indirizzi grandi al cammino che noi vorremmo fare quest'anno nell'ambito della diocesi, ma vale anche per chi ascoltandoci non ha un'appartenenza diretta con la nostra diocesi, ma nella diocesi accanto, sempre all'interno del Molise. Mi piace perciò dirvi veramente un buonasera, essere con voi, condividere le vostre ansie e i vostri cuori. Ecco perché questa sera vi presento un po' la lettera pastorale che ho fatto. Vedete, l'immagine è un padre che abbraccia il figlio, perché quest'anno la nostra diocesi farà un percorso trinitario. Quest'anno il padre, di cui noi siamo figli, l'anno prossimo Gesù, con cui siamo fratelli, e terzo anno lo Spirito Santo, per una prossimità che ci cambia il cuore. Questo cammino trinitario è segnato ed è in fondo la continuazione dell'anno della fede. L'anno della fede ci ha regalato tante cose: l'adorazione quotidiana, l'ascolto della parola nei cenacoli, il discorso del concilio, la forza della peregrinatio Mariae, l'esperienza di una difficoltà quotidiana da superare nella speranza che la fede ci dona, e poi l'aiuto che ci è dato da Mosè nel cammino dell'Esodo. Portiamo nel nostro cuore tre parole centrali, tre mandati, quasi tre parole da testamento che ci ha lasciato Papa Benedetto, a cui va il nostro grandissimo grazie e l'immensa nostra stima, continuata poi dalla figura dolcissima e tenace di Papa Francesco. Nella visita ad Limina, a gennaio, lui ci ha dato questo mandato che ci accompagnerà in questi anni: la parola illumina, l'adorazione sostiene, l'unità fortifica. Guardate che belle queste tre parole che lui ci ha detto dialogando con noi vescovi. La parola illumina innanzitutto, ed è quello che noi vorremmo fare dentro il cammino di quest'anno attorno ai cenacoli nella figura di San Pietro. Poi l'adorazione sostiene. Ogni giorno noi abbiamo chiesto quest'anno quando le parrocchie potranno farla, ma ci auguriamo di frequente. Comunque in città tutti i giorni l'adorazione è presente nella Chiesa della Libera, dalle 8 del mattino alle 6 di sera, e ci auguriamo di poterla prolungare anche nel cuore della notte. Poi l'unità fortifica, perché dove c'è unità c'è forza davanti alle sfide del presente. Questa lettera pastorale viene da una serie di le cose, le verifiche estive, i progetti che fanno i sacerdoti che io raccolgo e benedico, le cose che io vedo, le mie preghiere, gli studi che io faccio sulla parola di Dio, tante cose che ascolto nelle lacrime quotidiane, ma anche in modo particolare 3 giorni che sono la convocazione ecclesiale, fatta quest'anno alla fine di settembre. Questa convocazione ecclesiale, guardate che bella la parola, non convegno, ma convocazione, perché come le campane convocano tutti i fedeli, così il vescovo all'inizio dell'anno pastorale, verso la fine di settembre, convoca i sacerdoti, i diaconi, i
i catechisti, gli animatori, i giovani, le famiglie, coloro che guidano la comunità nelle varie responsabilità specifiche, tutti questi fedeli, sempre un buon numero, grazie a Dio, intervengono a 3 giorni di lancio del progetto, che quest'anno era sulla fede. La fede ci impegna. Sentimmo tante relazioni. Ora vi facciamo vedere una sintesi di un documento che il Papa ci ha dato per questi anni futuri, ed è la Lumen Fidei, il lume della fede. Questa è una magnifica enciclica che Papa Benedetto ha firmato ai primi di luglio, ma che, come lui dice esattamente, il 29 giugno l'ha firmata questa enciclica, ma come lui dice al numero 7, raccoglie gli studi precedentemente attuati da Papa Benedetto. Chi ci ha presentato l'enciclica è un bravissimo teologo, Don Masciarelli. Lo sentiamo ora come primo input di questa serata e vedrete quanto è intensa questa enciclica. Avremo modo lungo l'anno di riprenderla, ma più che in maniera sistematica completa ci vorrebbe un sacco di tempo, così di volta in volta. In particolare a me piace citare quello che ho citato nella lettera pastorale all'inizio, proprio su che cos'è la fede. Ecco quello che, raccogliendo la definizione che ne dà numero 53, a proposito dei giovani, Papa Francesco dice, sentitemi bene, la fede non è rifugio consolatorio per gente senza coraggio, ma è una dilatazione della vita, è una proiezione della vita, fa scoprire una grande chiamata, la vocazione all'amore, questa è la grande chiamata, che vale per tutti. E questa fede assicura che questo amore non è vago, non è astratto, ma è affidabile, è fondato, vale la pena di consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, non nelle nostre lucubrazioni, ma il cuore di Dio è il fondamento di questo amore affidabile, che è più forte di ogni nostra fragilità. Ascoltiamo ora Monsignor Masciarelli, ascoltatelo anche voi, se avete pronta qualche domanda fatela pure subito dopo l'intervista sua, abbiamo questa sera un po' di tempo. Io vi invito veramente anche a chi desidera, proprio sul tema della fede coniugata dentro il vissuto. La fede ci impegna, vi ripeto, la fede ci impegna. La domanda che io farei a voi è questa: in che cosa la fede impegna te? Su che cosa tu quest'anno pensi di impegnarti di più? Noi le abbiamo chiesto ai sacerdoti, che cosa la fede ci impegna di più. A voi la visione, poi la riflessione o le varie domande. Grazie, grazie di vero cuore. Monsignore, la fede è un fatto privato? La fede è un fatto singolare. Privato no, un fatto singolare, tocca la singolarità dell'uomo, però anche la comunità. Dunque c'ha due registri, investe tutta l'esperienza umana, quella che passa per i nomi propri, e dunque la singolarità, e quella che passa invece per la comunità. Dunque la fede è composita, è un'esperienza che tocca il singolo e i molti. E la singolarità è un tema che è diverso dalla individualità, che noi individui lo diciamo pure di un cane. La singolarità è proprio il dire chi è l'uomo nella sua particolarità. Dunque si crede al singolare, io credo, però io credo e noi crediamo. Sono le due declinazioni della fede che non sono barattabili l'uno con l'altro, devono andare d'accordo. La crisi morale è crisi di fede?
La crisi morale è crisi di fede, perché la fede è il principio della vita cristiana e la morale è una deduzione, una conseguenza. Dunque, se non c'è una motivazione di fede, è più difficile essere morale. È vero che anche quelli che non credono hanno buona moralità, però bisogna vedere se proprio non c'è nessuna fede. Forse c'è una fede occulta, una fede implicita. Con lei voglio analizzare l'enciclica dei due papi. Nel primo capitolo, la fede spiegata come ascolto della parola di Dio. Come? La prima domanda è: che rapporto c'è tra fede e ascolto? C'è un rapporto decisivo. San Paolo dice che la fede nasce dall'ascolto della parola di Dio. Mi piace dire però con Sant'Efrem, il quale diceva, applicando il tema dell'ascolto a Maria, diceva: Maria è veramente Eva, cioè madre feconda, perché ha ascoltato, mentre la prima Eva, che non ha ascoltato, non è diventata mai madre dei viventi. Dunque l'ascolto della parola fermenta e fa nascere dentro di noi la fede. Come dice Agostino, per lei è prima diventata madre perché credente e poi perché ha generato nelle sue viscere, però è diventata credente ascoltando la parola. La parola è la mamma della fede. Nel secondo capitolo invece il legame tra fede e verità, quale? La verità intanto è una persona per noi, la verità è Dio stesso, la verità è Gesù che è maestro, la verità è il Vangelo, però c'è anche una verità dell'uomo. Dunque la fede senza verità non dura. La verità dà continuità all'atto di fede, all'esperienza di fede. E senza verità la fede scivolerebbe nel sentimentalismo e questo non assicura la fede la durata. Nel terzo capitolo invece il tema dell'evangelizzazione, come arrivare noi a Dio e come portare questo dono agli altri. L'evangelizzazione è un servizio, dunque noi siamo solo strumentali rispetto all'evangelizzazione, cioè noi portiamo la parola di un altro, andiamo non a nome proprio, a nome di un altro, ed è ancora la prima domanda, cioè la fede nasce dal Vangelo. Evangelizzare significa inseminare la parola perché nasca la fede. Ecco, noi siamo solo dei mezzi, l'insistenza sui modi, le forme sono cose importanti, ma quello che è importante è che l'evangelizzazione è una parola di un altro ed è sull'autorità di un altro. Nel quarto capitolo invece il legame tra fede e bene comune, come coniugare questi due elementi? Bene, Papa Francesco dice la fede non allontana dai beni storici, dall'animazione della città, non potrebbe. La fede è una luce in più, una luce sulle due città, la città di Dio, la Chiesa, e la città dell'uomo. Dunque la fede è in grado di essere luce su questa grande costruzione che l'uomo riesce a fare, che è la città, il simbolo del sociale, di ciò che significa storia, eccetera. E, oltre che città, direi storia anche. E il Papa ha dei bei punti su questo. La fede è la luce che fa vedere tutta la strada, non solo un brano di strada. E dunque lui avverte dal rischio che abbiamo oggi di una concezione puntiforme del tempo. E dunque non continua. La fede è una luce lunga, dunque, che illumina tutta la strada. Con la luce della ragione vediamo piccoli tratti, e dunque noi non dobbiamo disprezzare la ragione, però l'enciclica dice che quelle sono le piccole luci, la grande luce è quella della fede. Fine del suo capolavoro, Papa Francesco ci dice che dobbiamo abbandonarci nelle braccia di Maria, perché? Dunque Maria è una figura che va rivalutata molto, ma non solo nell'ordine della devozione, no, noi dobbiamo vedere qual è il suo ruolo nella Chiesa. Maria è in grado di ricordare chi sia la Chiesa nella sua interezza. C'è stato un momento in cui la Chiesa era lei stessa, quando non c'erano ancora gli apostoli, all'Annunciazione, lei non è una privata, una donna privata sola, una donna al singolare,
ha una personalità corporativa, rappresenta tutti noi, è la Chiesa nascente. E dunque Maria è la credente, modello di fede, perché non è una donna che ha creduto, ma è la credente per eccellenza. Per cui Maria è essenziale per la Chiesa. Mi piace ricordare un'omelia di Benedetto XVI del 2006 alla festa dell'Annunciazione. Ha modulato con l'autorità papale un'idea che era di un teologo svizzero, e cioè di von Balthasar, e dice così: Maria al Cenacolo non si trovava di passaggio, ci sta a ragion veduta. E lei, una donna, una, bilanciava, per così dire, la presenza di 12. Cosicché lei era il principio femminile, caritativo, carismatico, e i 12 invece erano il principio maschile, apostolico, ministeriale. Ora, perché ci sia la Chiesa, occorrono tutti e due questi principi. E non è che a meno, lo dice in un piccolo discorso, non nell'enciclica, Papa Francesco, Maria è superiore agli apostoli, lo dice quel von Balthasar. Maria non è apostola, non è ministra apostola, perché ha di più. Essere madre di Cristo è più che essere un suo ministro, un apostolo. In una parola, perché consiglierebbe di leggere questa enciclica ai nostri giovani? Perché è un'enciclica che ha qualche caratteristica adatta particolarmente al giovane. C'è una coniugazione dall'inizio dell'enciclica fino alla fine col tema amore, un tema che il giovane per sua natura sente molto. E verrebbe di dire, non si sa se questa enciclica alla fine della sua lettura è più un'enciclica sull'amore che sulla fede stessa. Ecco, anch'io ho preso nota di queste quattro determinazioni che raccolgono i quattro capitoli, la bellissima riflessione su Maria come colei che ha generato il Cristo e ha rappresentato la Chiesa perciò tutti noi, non era per caso al Cenacolo, e poi questa duplicità tra il principio maschile, quello femminile, gli apostoli e Maria, e la bellissima frase finale: non si sa se sia un'enciclica che parla più della fede o più dell'amore, parla di entrambi. Questa è la bellezza dell'enciclica, ma è singolare come lo spazio dato all'amore in questa enciclica sia grandissimo, non isolato, ma intrecciato con la fede. Fede e amore come le due mani che ora vedete nella mia vita, collegate insieme, intrecciate insieme, fede e amore. E da qui capite bene che l'esperienza che anche questa sera io voglio fare con voi è proprio quello di darvi il gusto di quello che la enciclica ci ha suggerito e attraverso quello che noi abbiamo sperimentato. Abbiamo scelto, come vi dicevo, ancora qualche minuto, poi vedremo la seconda parte della convocazione. Abbiamo scelto di meditare sul volto del Padre. Qui, personalmente, come accennavo ai miei preti e alla mia gente in questi incontri forania per forania, vi racconterò un pezzetto del mio cuore. Perché personalmente, lo dico con molta lealtà, la figura del Padre è entrata tardivamente nel mio cuore. Nella preparazione del sacerdozio, negli anni della teologia, nell'esperienza personale di adesione alla fede, prevalente in me è stato lo sguardo a Gesù Cristo. Lui mi ha affascinato, Lui ho cercato, Lui ho amato, Lui ho seguito, Lui ho voluto imitare diventando sacerdote. E con Lui la forza dello Spirito Santo, coinvolgente, travolgente, trasformante, dentro il tessuto della mia vita. Man mano che il mio cuore si infiammava sempre di più per Gesù, sentivo la forza dello Spirito Santo. La figura del Padre è entrata dopo essere stato ordinato sacerdote, dopo che ho vissuto i miei primi anni di sacerdozio, specialmente
nel momento misterioso, dolcissimo, ma anche di grandissima responsabilità delle confessioni. Quando un prete confessa, si fa carico dei peccati e sente che dietro quel peccato che lui raccoglie e porta con sé, lo affida quel peccato al Padre, perché il cuore del Padre, come ha accolto il figlio al prodigo, accoglie il mio peccato e lo redime e accoglie il vostro, ma tramite la mediazione ricchissima di un prete, di un uomo come te, fragile come te, peccatore come tutti, che alza la sua mano, guardate che è una responsabilità immensa, che ti dice: non il Padre ti assolve, ma io ti assolvo. Una cosa grandissima, ma dietro quell'io c'è un volto che nella mia vita di prete è diventato sempre più bello, più luminoso, più denso, più paterno e più liberante. Ci sono stati poi dei passaggi, ad esempio, il dover fare il cappellano nel carcere, ho scoperto la misericordia di Dio come Padre. Quando Gesù, per una serie di vicende che non posso ora raccontarvi, ma sono molto belle, quando Gesù dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Anche questa sera agli animatori chiedevo in maniera così immediata: quando Dio è perfetto e perché è perfetto? Quando fa i tramonti, quando costruisce il sole, i colori, gli occhi dei bambini, certo anche questo, ma è perfetto soprattutto quando dona il sole, come quello di oggi, a tutti, buoni e cattivi, e la pioggia la stende sui giusti e sugli ingiusti, anche su Bribke. Dio usa misericordia, anche a lui pensa, e anche a lui ha dato un messaggio, anche tramite lui, per noi. La polemica astiosa che è nata è tristissima. Tutti hanno diritto di una sepoltura, tutti, tutti. Perciò io chiedo veramente anche da questa mia sede che quanto scrive l'Avvenire, quanto hanno detto anche i vescovi, ha diritto a una sepoltura, certo, non un funerale solenne, per l'amor di Dio, ma una preghiera, una benedizione, un rispetto. Non merita misericordia. Chi sei tu per dirlo? Chi sei tu per sputare sulla bara? Chi sei tu per dare un calcio al feretro? Nessuno di noi si può permettere questo. Nessuno. Tutti siamo figli, sui buoni e sui cattivi, fa scendere il sole e la pioggia. Questa è la immensa misericordia. E perciò io chiedo quest'anno che i sacerdoti dedichino un lungo spazio alle confessioni. E qui cito un bellissimo episodio che mi è rimasto impresso quando sono diventato sacerdote. Il vescovo che mi ha ordinato a Crotone nel 1978, 35 anni fa, i primi di luglio, nel ritiro di preparazione mi raccontò una sua esperienza. Tornato da Roma, dove aveva fatto gli studi giuridici di specializzazione, Monsignor Giuseppe Agostino, prete giovane, a Reggio Calabria, scelse il pomeriggio di fare lunghe ore vicino al confessionale. Ci portava un libro che diceva: all'inizio sì, all'inizio leggeva molto e studiava, poi però la gente ha scoperto la sua presenza fedele, discreta, saggia, penetrante. Adagio adagio, il libro non lo apriva più. Perché? Perché il tempo era tutto dedicato alle confessioni, e fuori del confessionale c'era sempre la fila. Questo è ciò che io vorrei dai miei preti, questo che io faccio ogni mattina nelle udienze, questo io ritengo il gesto più alto della paternità di Dio, la sua infinita, dolcissima misericordia, che chiede che anche l'atto penitenziale all'inizio della messa sia fatto non frettolosamente, ma dignitosamente e coscienziosamente. Quando tu chiedi perdono e ti batti, io per mia colpa, mia massima colpa. Mi dicono che c'è una telefonata. Pronto?
Buonasera a lei, eccellenza. Buonasera. Ho letto la lettera pastorale da lei dedicata alle sue temporanee pecorelle del Molise. Sì. E l'ho sentita, direi vissuta, come un'espressione altissima dell'intelligenza del cuore. Grazie. Lei possiede la musicalità del dire, del dare, del porgere. Un dono che nasce dall'intimo, che dona qualcosa di sé agli altri. Un linguaggio sereno e penetrante che trova le sue radici nelle parole di Cristo. Amatevi come io vi ho amato. L'idea di aprire un centro di accoglienza, mensa, e successivamente un dormitorio per chi non ha nulla, mi ha fatto comprendere che lei, eccellenza, è molto lontano dalle logiche egoistiche dei tempi che stiamo vivendo. Bene, bene. Perché con il suo linguaggio onesto e consapevole esprime il dono divino dello spirito che aiuta a raggiungere vette sublimi. Gesù, prima di tornare al Padre, ci ha lasciato un dono per renderci più tranquilli. I consacrati, coloro che rinunciando a se stessi sono la voce di Dio sulla terra. La sua pastorale deve essere considerata come un appello a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di leggerla. Grazie, lo daremo a tutti. Un appello di collaborazione per la creazione di un'opera altamente umanitaria rivolto agli abitanti di questa regione, a cominciare da coloro che ci governano. Grazie. Grazie a Isabella di queste parole bellissime. Certamente approfitto e colgo di questa parola di intervento per dire che questa lettera la potete trovare passando in curia da Rachele o da Elena, comunque in segreteria, in modo che potete valorizzarla, prenderla gratis, la troverete anche dalle Paoline. Secondo, Isabella faceva riferimento a un'intuizione, a un'iniziativa che ormai è già avviata, felicemente avviata, ed è l'apertura di una mensa, proprio nel discorso della misericordia, della consolazione per ogni ferita della vita. È importantissimo che noi diamo un segno, e il segno è questo, la mensa. C'è ormai in tante città, c'è in luoghi particolarmente importanti, ci sono file oggi alle mense Caritas, ma non perché siamo più poveri, perché anche in un momento mangiare insieme, pensate agli anziani, non hanno problema di un panino in più, ma hanno bisogno di un cuore in più. Ora mangiare da soli è sempre brutto. Mangiare insieme con altri amici in un ambiente caldo dove puoi chiacchierare, stare, fermarti, ascoltare, questa è la mensa. E capite che è molto bella questa idea. La vorremmo veramente aprire, Dio piacendo, nella marcia della pace del 31 di dicembre. Grazie al signor Sindaco e alla sua amministrazione che ci ha messo a disposizione gratuitamente per molti anni un asilo che non è stato utilizzato in questi anni per motivi tecnici, ma che noi prendiamo volentieri non lontano dalla chiesa di San Giuseppe, ed è particolarmente adatto all'opera che noi sentiamo di poter avviare. Certo, però, attenti bene, non basta solo lodare l'iniziativa, ma avremo bisogno della tua mano, del tuo sorriso, del tuo cuore, di chi apparecchia, di chi sparecchia, di chi pulisce, di chi serve, di chi porta, ma anche di chi si siede con gli anziani, con gli ammalati, con i poveri, con chiunque bussa, per poter dire come stai e scambiare il dialogo e ridare tramite un pezzo di pane un cuore nuovo, un pezzo di cuore. Pronto?
Buonasera. Buonasera. Sono Alberto, eccellenza. Oh, Alberto carissimo, spiega chi sei, da dove chiami. Da Castel Pedroso. Ecco. Dimmi, carissimo Alberto. Eccellenza, io volevo chiedere una preghiera particolare per Fra Giovanni. Sì. Perché ho appena saputo purtroppo quello che è successo, stiamo organizzandoci per pregare per lui. Sì. Grazie Alberto. E poi è stato bellissimo il pensiero che ha espresso su quello che è successo in questi giorni per il caso Priviche, perché è giusto che ogni uomo abbia riconosciuta la propria dignità. Certo. Altrimenti ci metteremo al loro livello. Bravissimo. Eccellenza, grazie di questo spazio e a presto sentirci. Io sai che quanto ti ammiro, ti apprezzo, ti accompagno per i tuoi ideali che affidiamo al Signore nella preghiera. Alberto è un ragazzo che ha alcuni problemi di disabilità motoria, ma ha un cuore grande, una capacità di consolazione e di ascolto della preghiera, tanto che coltiva ideali grandi che il Signore glieli possa riempire e attuare. Grazie anche di quello che hai detto sul caso Priviche, perché veramente mi è uscito dal cuore con sofferenza in questi giorni. E poi vi dico, lui ha accennato, il parroco di Sant'Antonio ha avuto un problema intestinale abbastanza complicato. Chiediamo al Signore che possa superare questo momento, non c'è nulla di grave, però certamente c'è da accompagnarlo. L'ho sentito all'ospedale per telefono, lo vogliamo veramente seguire. Ci auguriamo che sia una questione di pochi giorni. Visto che Alberto l'ha saputo e ha chiesto la preghiera, la faremo e la chiedo anche a voi, che posso guarire al più presto. Riprendiamo allora adesso i due punti, misericordia e consolazione, con il segno della mensa. La custodia, perché Dio è creatore di tutte le cose e ce le ha affidate a noi. Sapete quella esperienza che io ho vissuto appena arrivato in Molise, dopo 25 anni di Calabria, un po' smarrito alla ricerca di una definizione. Mi piacque quello che mi disse un sindaco, il sindaco di Sant'Angelo Limosano, che definì così: il Molise è una regione vivibile. Com'è bella sta definizione, perché è proprio vera, non solo è mite, quieta, ordinata. Vivibile vuol dire che non è qualcosa di statico, ma la senti tua, però perché sia vivibile chiede che noi la sappiamo custodire. Dio ce l'ha data gratuitamente, con gelosia santa e affettuosa, d'amore, la dobbiamo custodire. Ed ecco perché ora il quarto elemento è l'empatia, cioè la capacità di sentire che tutti i doni che Dio ti ha dato vanno condivisi, ma va condiviso anche il dolore dell'altro, perché è figlio dello stesso padre e perciò fratello tuo. E l'empatia porta ad avere un grande cuore per ogni problema. A questo punto permettete che io dica una parola su un evento che si svolgerà domani. Domani gli operai della Cattolica faranno uno sciopero. Io ho pensato di, dopo aver a lungo pregato e ascoltato tanti pareri, di partecipare anch'io, perché non condivido assolutamente la durezza della scelta del licenziamento. Perciò ci sarò anch'io domani alle 9.30, partendo dalla stessa fondazione, e poi scenderemo in città, camminerò con loro per chiedere che Dio illumini chi deve prendere le decisioni, che ci sia un contratto di solidarietà ben pensato e organizzato all'interno, che ci sia la capacità di valorizzare tutte le risorse che la Regione mette a disposizione, che ci sia una proposta alta di qualità da parte della direzione, che ci sia un legame di intesa tra la Fondazione e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ci sia l'empatia da parte di tutte le forze del Molise
attorno a questa istituzione e attorno ad ogni istituzione, specialmente la GAM, ma più ancora l'ITR di Pettoranello. Questa grandissima qualitativa industria chiede da parte mia come vescovo e nostra, come pastori e come vescovi, come preti, come fedeli, come laici, questa empatia, questa condivisione fraterna, per cui un'azienda non va solo analizzata dal punto di vista finanziario o sindacale, ma prima ancora da parte di una Chiesa in maniera empatica. Una veglia, una preghiera dei fedeli, un dialogo sereno, una visita ai cancelli, un sostegno, un accompagnamento, anche la partecipazione ad una manifestazione, non contro, ma per il lavoro. Insegnaci a lottare per il lavoro, ha detto il Papa a Cagliari, e benedici tutti noi. Aiutaci ad aiutarci fra noi, che dimentichiamo un po' l'egoismo e sentiamo nel cuore in noi, un noi popolo che vuole andare avanti. Ecco, tanti altri sono i sogni collegati a queste iniziative. In particolare vorrei dire grazie a un dono che ci ha fatto in maniera inaspettata, come un regalo mai pensato, ed è il dono di un seminario diocesano missionario che il Cammino Neocatecumenale, guidato da Chico Arguello, ci ha regalato qualche settimana fa. Ed è un dono veramente grande, inaspettatissimo. Non lo pensavamo nemmeno possibile. Abbiamo fatto una domanda così, per vedere. Poi abbiamo a lungo pregato, a lungo supplicato il Signore. E ci ha fatto questo regalo. Questo seminario sarà progressivo. Per ora sono 6 seminaristi, anche 2 del Nicaragua e 1 delle Filippine. Cioè 2 da fuori, 4 italiani. Che ci aiuteranno nel cammino vocazionale insieme ai nostri altri seminaristi, 3 che abbiamo a Chieti, 2 che abbiamo, 1 a Piglio e 1 in città, che sono i seminaristi attuali con i quali noi camminiamo verso il cammino del sacerdozio. Vorremmo veramente chiedere al Signore di accompagnare questa esperienza. Pregate molto per loro. E sappiate che c'è un luogo in cui questa città può imparare cosa vuol dire diventare vittime, immolarsi, ed è la casa di Fra Immacolato, una casa che vorremmo rendere santuario cittadino adagio con la larghezza e la provvidenza insieme. Quel letto parla di donazione. Pronto? Eccellenza, io sono stata, diciamo, è caduta la linea, ecco. Sì, perché abbiamo... Mentre stavo parlando. Sì, un tempo relativo, ci dica qualche attimo. No, adesso non concludo, le dico semplicemente che forse avrei preferito parlare di Priebke, perché i tedeschi li ho sempre ammirati per la loro coerenza, per il loro modo di essere, non per quello che hanno fatto, però hanno pagato per quello che hanno fatto. Va bene. Ed è giusto che Priebke abbia anche da parte della Chiesa un'accoglienza, che poi è relativa, perché la vera accoglienza è quella di Dio per tutti. Quello che dovevo dire ancora, e era un elogio alla sua pastorale, ma lei forse è troppo modesto per accettare la, diciamo, così, chiamiamolo un complimento. Va bene, quello va che bene. Non mi piace, eccellenza, e sono molto esplicita, è quando cade la linea. Va bene. Non è un fatto tecnico. Sì. Va bene. Allora la ringraziamo. Ah, di sì? Noi. Allora è quel grazie che fa cadere la linea. No. Grazie di nuovo. Senza far cadere la linea, anzi ringraziandola vivissimamente per quello che ci ha detto. E vorremmo chiudere
perché dalla regia mi dicono che c'è un servizio di completamento riguardante la convocazione ecclesiale. Ci hanno chiesto, guardando il tempo un po' limitato perché per via dei nostri ritardi dovuti a tante iniziative, guardatevi questi due servizi, sono molto belli. Uno è Monsignor Rino Fisichella, che è responsabile della Santa Sede per la nuova evangelizzazione. Poi c'è un biblista simpaticissimo e profondo, Don Giuseppe di Virgilio, che ci tratta il cuore di San Pietro. Voi sapete che stiamo preparando, a Dio piacendo, un libretto di cammino per le lezioni, una decina, 10-12 lezioni su San Pietro, perché possiate usarlo fra un mese per il cammino dei Cenacoli. Ci auguriamo che il Signore ci ispiri, forza, ci dia la possibilità e tempo di completarlo. E preparate però nelle parrocchie i luoghi dove questi cenacoli verranno fatti. Ecco allora il servizio, così dopo io chiudo ringraziando e dandovi il pensiero della buonanotte. Pronto alla regia. Monsignor Fisichella, in che cosa consiste vivere nella fede? Ma direi in prima battuta essere felici ed essere contenti, perché vivere nella fede significa aver incontrato Gesù Cristo, che è il senso della nostra vita. E questo ci dà una gioia inesprimibile. Io penso che questo incontro della fede poi ci dà anche la possibilità di superare tutte le difficoltà che ci sono, sia i momenti di crisi come anche i momenti di dolore e di sofferenza. Ma avere la forza di sentirsi profondamente amati, perché la fede è questo, è Dio che ti ama, è Dio che ti viene incontro, questo ci dà una opportunità di una gioia, di una serenità d'animo e di una felicità che non possono essere compromessi da niente e da nessuno. In questo momento di crisi, come irrobustire la nostra fede e ridare importanza alla preghiera? Ma direi innanzitutto aumentando la fede, questo mi sembra molto importante. Quando c'è una crisi di fede, la crisi vuol dire anche vivere un momento positivo. Vede, noi normalmente pensiamo alla fede come un qualche cosa di negativo e la crisi come un momento negativo, ma la crisi vuol dire anche giudicare, crisi vuol dire anche vivere questo momento ritornando un po' su noi stessi e anche ritrovando l'essenziale della vita. Io temo che tante volte questa crisi sia anche il frutto di avere disperso la forza che noi avevamo in tante altre cose che non sono né utili né necessarie, e quindi probabilmente ritornare a gustare l'essenziale della vita ci fa andare oltre qualsiasi crisi. Per noi che facciamo comunicazione, come provocare il credente e fargli ritrovare le ragioni della sua fede? Direi facendo vera comunicazione. La comunicazione non è più soltanto uno strumento, la comunicazione è una cultura, perché la comunicazione ha ormai un nuovo linguaggio, ha nuovi comportamenti. Io penso che essere capaci di vivere come cristiani e con la convinzione anche della nostra fede nella cultura della comunicazione ci porta anche a riscoprire di più l'importanza delle relazioni interpersonali. Se noi viviamo soltanto attraverso la comunicazione digitale rischiamo di rimanere ancora di più chiusi in noi stessi. Se invece la comunicazione che facciamo spinge all'incontro personale con gli altri, allora con molta probabilità la comunicazione di cui siamo al servizio ha raggiunto il suo obiettivo. Don Giuseppe, a cosa serve confrontarci con la figura di San Pietro? Serve a avere un realismo maggiore, perché l'Apostolo Pietro nella sua storia, rapporto con Gesù e poi nella prima Chiesa, fu un uomo debole ma che ha saputo fidarsi di Dio. E allora forse questo è un messaggio, confrontarsi con questa figura significa imparare a fidarsi di più. Qual è l'esempio di fraternità che ci dà la figura di San Pietro? San Pietro è un uomo che all'inizio è stato restio, ha voluto e ha pensato un'immagine del Messia diversa da quella che era l'immagine di Gesù. Ha cercato di
di rifiutare a tutti i costi l'idea della croce. A me pare invece che poi ha recuperato in un cammino di serenità accettando la croce e, come sappiamo dalla tradizione, si è fatto crocifiggere con la testa di sotto, lì proprio nel Colle Vaticano. Questa è un'immagine che ci aiuta a capire come si può cambiare e come si possono accettare anche i momenti difficili, guardando con speranza al futuro. San Pietro e il suo cammino di interiorità, quanto oggi guardarci dentro ci aiuterebbe ad avvicinarci a Dio? Questa domanda mi aiuta a pensare che la figura di Pietro è molto simile a quella di Francesco, il nostro Papa, che ci chiede di fare un approfondimento spirituale. Ed è per questo motivo, credo, che la figura di Pietro oggi parli molto all'uomo, al giovane, alla mamma di famiglia che cerca profondità in una situazione di grande vuoto. E questa sera forse possiamo approfittare di più per approfondire il bisogno di ascoltare. La interiorità comincia dal bisogno di ascoltare. Dico allora che San Pietro per noi suscita un grande desiderio, quello di imparare ad ascoltare l'altro e ad ascoltare la parola che Dio ci dà. In questo momento storico così difficile, come recuperare la nostra fede, il nostro impegno civile, il nostro impegno educativo insieme alla Chiesa? La storia della Chiesa ci ricorda che ogni crisi è soltanto un passaggio. Abbiamo avuto crisi molto più profonde. Anche i nostri anziani si ricordano momenti più difficili di oggi. Viviamo più fragilità. Pietro è un uomo fragile, però ha saputo fidarsi, ha saputo credere che poteva ricominciare. Ecco, forse la parola che vorrei affidare a chi ci ascolta è non perdere la fiducia, imparare a ricominciare. Ecco, ancora qualche attimo per darvi il pensiero finale o il pensiero della buonanotte. Ve lo do, come sempre faccio, con uno sguardo al Vangelo di domenica, perché è molto bello, si lega a quello che abbiamo visto stasera, quello che ci hanno detto anche i nostri ascoltatori. La necessità di pregare sempre, sempre, senza stancarsi mai. Gesù ce lo raccomanda. E ci dà questa bellissima paraboletta, questa storiellina come quelle piacciono a me e piacciono alle nostre nonne. C'era una volta un giudice che non temeva Dio, aveva un cuore duro, non aveva riguardo per niente, non importava niente. Dio, potete dire anche qualche parola più forte. In questa città c'era una vedova, poverella, fragile, che nessuno guardava. Andava da lui, gli diceva, fammi giustizia. Fammi giustizia, mi stanno schiacciando. C'ho un avversario che continua a molestarmi. Fammi giustizia, tu sei il giudice, tocca a te. Quell'uomo però non volle. Aveva un cuore duro, 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 duro. Poi però disse che seccatura questa vecchietta, questa vedova, sempre tra i piedi, sempre lì a molestarmi. Basta, mi dà troppo fastidio. Le farò giustizia, perché così non viene più a molestarmi. Capite la storia lì? Non perché era un giudice giusto, era un giudice che non temeva Dio, non era un giudice molto onesto, però non la voleva più tra i piedi, veramente non la voleva più. E le fa giustizia. Allora Gesù è giusto. Vedete, quello che avviene tra gli uomini avvenga anche tra voi. Il giudice disonesto farà giustizia agli eletti, anche Dio, che è più grande del giudice disonesto, non ci farà aspettare a lungo, ci farà giustizia prontamente, perché lui è padre, padre di misericordia, padre di consolazione, padre di creazione, padre di empatia, padre di santità. Passate dalla curia e prendete questi libretti. Con un appello, guardate anche la giornata della pace, ma di questo vi parleremo la volta prossima, perché abbiamo bisogno di famiglie che sappiano accogliere i pellegrini della pace il 31 di dicembre. Grazie e buonanotte di vero cuore. Grazie.